Grazie alla nuova tecnologia di Isagro, il rame si rinnova. Dall'unione di rame idrossido e rame ossicloruro, Airone SC. Efficace a basse dosi, a rapida azione, con un'ottima persistenza e nessuna fitotossicità. Airone SC, liquido, formulato con 10% di rame idrossido e 10% di rame ossicloruro. Grazie ai miglioramenti nella tecnologia formulativa, ora è possibile ottenere gli stessi risultati dei prodotti tradizionali in termini di efficacia, con un minore apporto di rame. Le esclusive caratteristiche di Airone SC sono la maggior resistenza al dilavamento, la persistenza e la bioattività, anche a basse dosi. Caratteristiche che derivano dalla formulazione liquida, preparata direttamente dal rame tecnico e non dalla risospensione della polvere. Un'argomentazione fondamentale è la distribuzione delle particelle sulle foglie. Al microscopio elettronico possiamo vedere, attraverso la colorazione artificiale in laboratorio delle particelle di rame, che la distribuzione di Airone SC sulla superficie fogliare risulta omogenea. All'osservazione, dopo un dilavamento simulato, si rilevano le vere caratteristiche del prodotto. La maggior resistenza al dilavamento e la miglior disperdibilità, che rende ancora più omogenea la distribuzione del rame dopo una pioggia. Una buona distribuzione del prodotto e la sua biodisponibilità, cioè la quantità di ioni rame rilasciati dal formulato, assicurano in maniera ottimale la difesa delle colture anche nelle condizioni di campo più proibitive. Un ulteriore vantaggio della formulazione ottenuta direttamente dal rame tecnico di Airone SC è la sua perfetta dispersione in acqua. Analizziamo ora come si comportano le microparticelle di rame una volta disperse in acqua. Le microparticelle si distribuiscono uniformemente sulla superficie della foglia, anche in corrispondenza degli stomi, le cavità della pagina inferiore adibite agli scambi gassosi della pianta e utilizzate dai patogeni per penetrare nelle colture. La strategia è non farsi sorprendere dal nemico, ma aspettarlo sul campo di battaglia. Durante la fase notturna di respirazione della pianta, dagli stomi fuoriesce l'anidride carbonica. Le microparticelle di Airone SC, a contatto con la CO2, reagiscono più velocemente, rilasciando ioni rame proprio dove avviene l'attacco dei funghi. Nel caso in cui la coltura venga colpita da un patogeno, la presenza uniforme delle microparticelle di Airone SC su tutte le superfici fogliari garantisce un'ottima risposta difensiva. Ma gli studi condotti da Isagro per misurare la biodisponibilità e l'efficacia dei prodotti sono andati oltre. Si è misurata la quantità di ioni di rame presenti sulle foglie a diversi intervalli di tempo dall'applicazione, mettendo a confronto l'applicazione di Airone SC con quella di idrossido di rame e di ossicloruro di rame applicati separatamente. Ecco il risultato in laboratorio del test con i principi attivi. La miscela dei due sali di rame unisce in sé le caratteristiche di prontezza e di persistenza tipiche dei singoli sali. Ma consideriamo i risultati, sempre in laboratorio, del test con i prodotti formulati. Anche in questo caso si evidenzia la netta superiorità di Airone SC. Ed ora, sul campo, il confronto dei risultati in presenza di anidride carbonica. È nelle condizioni reali di applicazione del prodotto che Airone SC dà il meglio di sé, con risultati nettamente superiori rispetto a quelli delle semplici formulazioni di rame. Quando si pensava che il rame non avesse più niente da dire, Isagro ha saputo sorprendere, riunendo in un unico formulato i pregi dei due sali di rame, esaltando la loro efficacia con una formulazione innovativa, per avere prestazioni migliori con una minor dose di prodotto. Un'innovazione al passo con i tempi.